Buonasera a tutti e benvenuti a quest'ultima puntata per quanto riguarda il 2021 di Motori a 360 gradi. Apro io e poi darò la linea a Tilio Tantini, impegnato appunto alla festa di chiusura del campionato per festeggiare il titolo di Andrea Mabellini, neocampione europeo nel rally. Ma per quanto riguarda le due ruote, invece stasera abbiamo un personaggio di prestigio, collaudatore Ducati, brescianissimo, pilota del Motoclub Lumezzane, e con noi Lorenzo Zanetti. Buonasera a tutti. Anche per Lorenzo questo è stato un 2021 comunque ricco di soddisfazioni. Qualcosa è andato bene, qualcosa meno bene, ma alla fine delle finite penso che il bilancio sia più che positivo. Sì, alla fine ci sono sempre contento perché di fatto riesco a essere comunque competitivo. Ovvio, il 2021 in realtà avrebbe dovuto vedermi in America, però purtroppo la stagione prima dell'inizio del campionato è saltato l'accordo, quindi mi sono reinventato nuovamente nel campionato italiano col team di Luca Conforti, che devo comunque sempre ringraziare perché mi offre sempre la possibilità di difendere i colori nel campionato italiano con la sua squadra. E solo che il progetto è partito tardi e nelle prime gare oltretutto ho avuto un problema fisico che mi sono ritrovato in gara, quindi ricerca il problema, risolvilo, ho perso le prime due gare. Dopodiché mi sono rimesso in tabella, ho vinto a Imola e altrettanti podi tra Misano e Mugello, quindi sono ritornato in corsa nel campionato anche se ormai era tardi, l'ho perso, quindi sono più bravo a perdere i campionati che a vincerli, però perlomeno ci sono sempre in lotta. E oltre all'italiano ho sempre comunque continuato a fare il mio lavoro di collaudatore per Ducati e in più durante l'anno mi si è presentata l'opportunità di rientrare al mondiale nel campionato Endurance, sempre Superbike. Ecco, questo tuo ruolo che ormai rivesti da qualche anno di collaudatore Ducati è un po' la chiave di volta di questa seconda parte della tua carriera, perché oltre ad affinare il metodo di lavoro ti ha consentito anche di proporti a una serie di squadre che cercano un pilota, come si dice in gergo, consistente. Sì, diciamo che oggigiorno emergere negli sport è difficile, soprattutto negli sport anche motoristici perché hanno un costo sostenuto. Il fatto che diventando collaudatore negli ultimi anni ho affinato la mia capacità di sviluppo e anche riesco sempre ad adattarmi molto in fretta nei vari campionati con regolamenti diversi, gomme diverse, quindi questo mi fa essere appetibile in caso di sostituzioni o di cambio progetti durante l'anno, le squadre sanno che io sono una garanzia di risultato, quindi questo mi aiuta a trovare sempre una sistemazione. E questo è anche il motivo perché negli ultimi 4 anni ho corso dal campionato americano al campionato asiatico, al mondiale superbike, al mondiale endurance italiano, insomma, dove mi chiamano sono Dove pronto. lo chiamano Lorenzo Zanetti c'è perché comunque dopo tanti anni, dopo aver cominciato con le mini moto, la voglia di moto non è ancora andata via. No, stavo pensando proprio prima, con la licenza 2022 sarà il mio 25° anno di licenza col Motoclub Lumezzane sempre, quindi Quindi nozze d'argento con il nozze Motoclub Lumezzane. d'argento, però mi fa sentire vecchio E qui il perché. presidente Paolo Bugatti è chiamato, visto che è ancora fuori onda, è chiamato in causa perché qui ci vorrà un regalo da nozze d'argento. Andiamo in luna di miele. Ma a parte gli scherzi, diciamo la tua è stata una carriera veramente lunga, veramente ricca di successi. Io ti chiederei, visto che siamo appunto in periodo di nozze d'argento, di estrapolare tre momenti della tua carriera, che ti sono rimasti nel cuore. Il primo, senza dubbio, quando ho trovato la prima motocicletta era Santa Lucia, quindi è anche in questo periodo, quindi per me è stata. Mi si sono illuminati gli occhi, ancora oggi mi emoziono a pensarci, e per me da lì e poi è stato tutto un susseguirsi di emozioni e pensare che sono passati 25 anni in realtà non me ne sono neanche reso conto, talmente ho passione nelle moto e ce ne metto tra allenamenti, dedizione, quindi quello secondo me è stato il primo ricordo indelebile. Poi onestamente ne ho vissuti tanti belli, forse l'approdo al mondiale, la mia prima gara del mondiale GP, perché era un coronamento di un sogno, arrivare nel mondiale. Non sono riuscito a vincerlo, perché comunque tutti i piloti cercano e il sogno è quello della vittoria, però dalle sconfitte ho imparato a non mollare mai, a crederci sempre e ritornare comunque sempre più competitivo. E il terzo, diciamo sì, la vittoria dalla gara di Imola al Mondiale è stata, penso,
un'emozione indescrivibile che l'ho imparato a apprezzare poi negli anni successivi, ripensando a quello che ho fatto in quel giorno. Sicuramente una carriera ricca di soddisfazioni, ma che è stata veramente variegata, proprio perché nei secondi due momenti hai ricordato appunto quelli che sono stati, secondo me, gli spartiacque un po' della tua carriera. Hai cominciato in maniera con risultati altalenanti, punte di risultati di prestigio e dei momenti bui, e la seconda parte della carriera invece ti ha insegnato proprio a essere consistente, quindi regolare, diventare addirittura trasformare quello che era un po' il tuo punto debole nel tuo punto di forza, diventare una garanzia di risultato. È sempre molto difficile analizzare e capire le carriere di un pilota anche perché ci sono tante, moltissime variabili. Credo che nella mia prima parte di carriera forse non ero consapevole del mio potenziale e forse non sono neanche stato gestito al meglio per raccogliere quello che dovevo. Però imparando da quelle sconfitte poi ho fatto affidamento su veramente chi mi voleva bene e su me stesso. Ho imparato a lavorare, capire i miei punti deboli e da lì pian piano, passo dopo passo, sono diventato quello che sono il pilota che sono adesso. Perché non mi sono mai reputato un fenomeno, ma appunto non essendo un fenomeno ho cercato di capire dai piloti più forti di me in griglia e rubare a ognuno di loro il loro punto di forza e cercare di farlo mio. Pian piano sono diventato quello che sono adesso. Ecco, proprio questo introduce il discorso che io volevo fare con te, perché spesso e volentieri nelle chiacchiere da bar, diciamo dopo avere tra amici, dopo aver visto le gare di MotoGP o di Superbike, senti il classico quello non va niente, quello è un fermo, quello. Quando si arriva al mondiale, e tu, e tanti anni che ci sei, quanto lontana è questa affermazione? Ma non credo solo nel nostro sport, di tutti gli sport, noi italiani siamo bravi a essere più allenatori che giocatori, no? Quindi beh, è sempre così, ma reputo che quando uno arriva a quel livello, che ci sia arrivato di merito o per altri meriti, comunque quando sei lì vai forte. E chi più chi meno se lo meritano tutti e arrivano tutti perché fanno dei sacrifici. Ecco, stavi parlando prima di fenomeno. Che differenza c'è tra un pilota, come hai detto tu, che arriva con tanta dedizione, con tanto lavoro, con tanto impegno ed arriva a raggiungere risultati importanti nella sua carriera, e quello che normalmente voi stessi, voi piloti professionisti, definite fenomeno? Ma il fenomeno è quello che gli viene tutto facile. Il problema è che poi quando arrivi là, non basta. Quindi se uno non si applica, non mette dedizione, costanza negli allenamenti, nella vita quotidiana, poi non dura tanto, non dura molto. Oggigiorno un atleta è sottoposto a delle pressioni che da fuori non si vedono. Tutti pensano che sia un mondo rose e fiori, ma lì è veramente c'è pressioni tutti i giorni, tutti si aspettano tantissimo da te. E quindi questo ti porta a logorarsi quasi più mentalmente che fisicamente, tant'è che tantissimi oggi mollano molto presto, perché sì, è vero che inizi presto la carriera, ma mollano relativamente presto perché ci sono queste pressioni che ti schiacciano. Quindi se non impari a focalizzarti e immagazzinare tutto quello che prendi e lo focalizzi solo in un punto, va a finire che disperdi energie e che ti logorano, insomma. Lorenzo Zanetti invece logorato non è perché ha ancora ambizioni di lunghe di carriera e quindi noi parliamo della parte più prossima prima di congedarci da lui e dare la linea ad Attilio Tandini. Quindi questo 2022 che cosa si prospetta? Ah, sicuramente non mi ritiro, ho troppa voglia. No, da pochi giorni ho definito il programma, uno dei programmi 2022, che è quello, parteciperò a tutto il Mondiale Endurance, quindi dal 2022 sarò impegnato in pianta stabile nel Mondiale Superbike Endurance, con Ducati ovviamente, che continuerò ovviamente a sviluppare come collaudatore. E poi in questi giorni stiamo cercando di definire, visto che il Mondiale Endurance ha 5 eventi, c'è tempo anche di fare qualche altro campionato, stiamo cercando di capire quale insieme a Ducati sia il migliore con gli impegni per me. Quindi ancora un 2022 denso di appuntamenti per Lorenzo Zanetti, pilota, collaudatore. Noi ci auguriamo di vederlo anche istruttore del Motoclub Lumezzane per portare qualche nuova leva al motociclismo a velocità. Adesso non mi resta che cedere la linea ad Attilio Tantini, congedarmi da voi e darvi appuntamento all'anno prossimo. A te, Attilio.
Grazie Bruno dalla linea, siamo in agriturismo, dove Nicole? In Canti, in via Parone, a Sabbio Chiese, località La Frappa. Siamo qui perché dobbiamo festeggiare i tanti titoli che Andrea Mabellini e Virginia Lenzi hanno conquistato nel 2021. Quindi dove meglio? Nella natura, ho visto che c'è piscina, campi da tennis. Esatto. Campo da beach volley, di tutto. Ci sono i posti dove vedere gli animali, gli asini, le mucche. Anche i camerieri che passano avanti e indietro, ma questo è il bello della diretta. Esatto. Ancora, prego, non c'è problema. A tra poco perché inizieremo con la festa di Andrea Mabellini e Virginia Lenzi. Amici animatori a 360 gradi di Sky 229, siamo alla festa di Andrea Mabellini e Virginia Lenzi dopo una stagione che li ha visti vincere in tutte le gare. A questa serata partecipano anche gli amici, i supporter e chi ha dato in qualche modo un contributo a questa bellissima stagione, ma non solo questa. Siamo con Alessandro Pedrocchi, un amico della DP Autosport, una persona che ne sa del mondo del rally, ha fatto girare sulle sue vetture tantissimi campioni e non poteva mancare oggi Ale alla festa di Andrea. Sì, grazie dell'invito. Noi siamo qui in quanto, oltre che essere amici di Virginia e Andrea, abbiamo una collaborazione in corso con la Norton, quindi dall'amico Romano Pasquali. Norton è anche il team, la scuderia che fa correre l'equipaggio Mabellini-Lenzi e quest'anno sulla nostra Skoda hanno vinto il Rally di Bergamo, fatto secondo posto assoluto al Camunia per 0,3 secondi e partecipato al campionato italiano al 1000 miglia, finendo ottavi assoluti. E quindi siamo qui tutti a festeggiare questa incredibile stagione, questo equipaggio che diciamo è alla ribalta e ha un grande futuro secondo noi. Ale, ha fatto una scelta, a differenza di tanti altri giovani piloti italiani, se ce ne sono, quello di andarsi a confrontare all'estero, fare un campionato europeo impegnativo e naturalmente non potevano mancare alle gare di casa, però la loro imprimatura è quello di correre all'estero. Assolutamente sì, è stata una scelta coraggiosa che li ha premiati e questo dimostra ancora una volta quanto questo equipaggio si sia distinto, perché normalmente la cosa più facile è correre le gare che si conoscono, correre nella propria nazione, su asfalto. Questi ragazzi hanno deciso insieme alla loro scuderia, ai loro sponsor, di cimentarsi in questo campionato europeo, sono riusciti a vincerlo, hanno dimostrato di essere forti, non temere nessuno, si sono meritati la riconferma per il 2022 e quindi adesso secondo me tutti assieme bisogna ragionare con questi ragazzi per garantirgli il futuro che si meritano. Abbandoniamo per un secondo Andrea Mabellini e Virginia Lenzi e parliamo della DP Autosport a 360 gradi. Sì, è stata una stagione altalenante la nostra. Noi avevamo per scelta mia e del team quest'anno nessun programma particolare, nessun campionato da inseguire. Poi le cose strada facendo si sono definite con maggior chiarezza. Abbiamo partecipato agli RC Cup con l'equipaggio valtellinese Guerra e Maifredini, equipaggio valtellinese Camuno. E risultati altalenanti, per Fabrizio era la prima volta in un campionato. Poi abbiamo partecipato alle ultime gare dell'italiano VRC con un nuovo cliente, un nuovo pilota molto forte, il toscano Arzà, che dovrebbe riconfermarsi con noi anche nel 2022. E con Andrea e altri piloti abbiamo partecipato a gare di zona, vincendone alcune ottenendo dei risultati discreti. Per noi comunque una stagione positiva e stiamo discutendo in questi giorni, in queste settimane. La novità di oggi è che parteciperemo alla Rally di Monte Carlo con l'equipaggio valtellinese Moretti e navigatore da definire. E poi sicuramente ci ripresenteremo al via degli RC Cup e dell'italiano VRC. Senza dimenticare che Alessandro Perocchi si è dilettato con le vetture ancien, tra virgolette, Sierra, Cosmo, ti ricordo qualcosa? Sì, qualcosa mi ricorda, l'ho tralasciato, non volevo nemmeno raccontarla. Questa cosa sì, è una passione che nasce da quando eravamo ragazzini. Io queste macchine le vedevo pilotate dai grandi campioni bresciani, mi sono rimaste dentro nel cuore. Appena ho potuto, diventando più grande, avendo la possibilità
mi sono acquistato queste macchine storiche, sono delle Sierra Cosworth pinnone, le tre porte, che per me era la macchina che veramente mi faceva luccicare gli occhi. E quindi abbiamo fatto il Legend insieme all'amico Claudio Sembinelli, ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo ripetuto l'esperienza al Valpantena a Verona in attesa di fare qualcosa di meglio per il 2022. E io voglio sottolineare anche il fatto che Alessandro Pedrocchi insieme agli amici della Norto ci ha dato la grossa mano per la stagione dei motori e al Rally 1000 Miglia. Beh, lo sai, noi collaboriamo da tanti anni, siamo amici, quindi quando un amico chiama l'altro amico risponde. Tutti appassionati in questo mondo, io, te, Romano, tutta la compagnia di questa gente fantastica, per cui quando ci si chiama c'è da fare qualcosa per i rally che è la sua nostra passione, non possiamo dire di no. Quindi strappo anche per il 2022. Ma assolutamente sì, lo sai già. Alla prossima. Amici di Motori, abbiamo appena finito di parlare con l'amico Pedrocchi. Però se Pedrocchi è dietro le quinte, chi lavora veramente al mondo delle gare è l'ingegnere Aldo Malchiori, grande esperienza, più che trentennale nel mondo del rally, non solo a livello locale. Facciamo cinquantennale. Cinquantennale. Così. Bene, così vuol dire che abbiamo già svelato l'età, così le tue fans sanno esatto, l'età che hai. Vive 90% a Cefalù perché ha già capito tutto dalla vita, però oggi non potevi mancare tra gli amici con Alessandro Pedrocchi, Romano Pasquali, e Andrea Mambellini e Virginia Lenzi. Beh, direi che sì, è un po' la celebrazione della stupenda stagione che Andrea ha condotto sulle strade dell'Europeo e anche in qualche gara in Italia che ha fatto con la Skoda di DP Autosport, quindi sicuramente non potevo mancare. Speriamo di riuscire a tornare a casa visto che ha cominciato a nevicare. E che dire, perché abbiamo fatto Monte Carlo, questa nevischio qua. Sì, è vero anche quello, Monte Carlo che sarà fra un mese, sto già lavorando su quella gara dove seguirò più macchine e basta, abbiamo finito anche la stagione 2021, direi stagione positiva in senso lato, nel senso che un po' tutte le gare alle quali ho partecipato come direttore sportivo di DP Autosport abbiamo raccolto dei buoni risultati e auguriamoci che anche il 2022 ci porti altrettanti successi. Abbiamo parlato prima con Pedrocchi la scelta di questi giovani ragazzi di confrontarsi in un campionato europeo tralasciando per il momento l'italiano, questo vuol dire aver coraggio? Sicuramente sono gare che ti formano, anche perché rispetto alle gare ormai sprint che si corrono in Italia, le gare dell'Europeo restano gare di oltre 200 km, quindi si sta in macchina per un po', ci si abitua a delle strade mediamente più veloci delle nostre, quindi volendo ipotizzare un futuro internazionale per Andrea, sicuramente l'esperienza che ha fatto sulle strade del campionato europeo è tanta roba, ecco, è un modo diverso di affrontare le gare, sicuramente più impegnative, ma ripeto, più nella direzione delle gare del campionato del mondo. Grazie Aldo e buon 2021. Grazie a te, ciao. Bene amici di Motori a 360 gradi di Sky 229, qui adesso andiamo verso l'alto perché abbiamo amico Pasquali, presidente della Norto, che quest'anno in collaborazione con la Mirabella ha fatto correre Mambellini e Virginia Lenzi. Per me è un amico, sono anni che ci confrontiamo, ci incontriamo sui campi di gara. Motori quest'anno ha avuto l'exploit del momento del rally grazie all'amico Pasquali e grazie agli sponsor Norton e di tutto il resto. Però oggi siamo qui a festeggiare una coppia giovane, una coppia come abbiamo detto con gli amici Pedrocchi e l'ingegnere Marchiodi, che ha fatto una scelta di vita sportiva andando a confrontarsi all'estero, dove tu hai corso col papà e quindi hai esperienza. Ed è stata una scelta vincente, ciliegina campionato europeo, ciliegina campionato mondiale, ciliegina 2022. Adesso basta con le ciliegine, diciamo, guardiamo un attimino ancora al 2021, che il nostro obiettivo era quello, il nostro diciamo, quello di Andrea e della Virgi, era quello di riuscire a vincere questo trofeo
della Renault nel campionato europeo. L'hanno vinto, poi in più è arrivata la ciliegina di quest'anno che hanno vinto il Rally di Bergamo, arrivati secondi al Valcamonica, primi di classe al Mondiale Monza e primi di classe al Due Valli, cioè questi qua penso che sia più di sono così. Sono ciliegine, sono torte. Esatto, più di così non, sicuramente non ce l'aspettava, non se l'aspettava nessuno. Diciamo che probabilmente un po' sull'onda del successo delle prime gare in ambito europeo siamo riusciti a trovare degli amici che ci hanno aiutato per fare le restanti gare, anche se non erano, diciamo, a calendario, ecco. In tempi non sospetti, quando i ragazzi erano ancora ragazzi, hai detto guardate che questi qua sono veramente forti. Noi abbastanza scettici, ho detto vabbè, stiamo a vedere se arriveranno i risultati. I risultati sono arrivati e voi avevate visto giusto. Beh, diciamo, avevamo chiaramente visto le gare che aveva fatto in pista, le qualche rally che aveva fatto con delle macchine anche R5, però non abbiamo valutato solo, come si può dire, i risultati finali, ma soprattutto il comportamento durante le gare che ha fatto. Non mi sbaglio ormai a dire che la roba più importante di questi ragazzi è la testa che hanno, nel senso che loro, ripeto ancora una volta, l'ho detto tante volte, non hanno mai graffiato la macchina in 3-4 anni di gara. Sono sempre arrivati in fondo e sempre con ottimi risultati. E questo qua, la potenzialità di questa coppia è questa. Non hanno preso la Presidente? No, non hanno preso la Presidente assolutamente. Ma la Norton non è solo Romano Pasquali, chi c'è dietro? No, la Norton sono io che sono il Presidente, poi c'è il Vicepresidente, il grande appassionato Ugo Zanini, e il segretario che è Ravelli Pierangelo. Poi c'è mia figlia, ci sono e poi tantissimi altri piloti, che adesso non sto a elencare tutti perché la vecchiaia poi non me lo fa ricordare, però ci sono altri tanti piloti che magari poi dopo possiamo sentire. E poi non puoi dimenticarti la tua signora, perché dietro un grande uomo c'è una grande donna. Sì, certo, la signora che supporta e sopporta. E con questo ci siamo conquistati il pranzo. Esatto, siamo a posto per oggi. E andiamo alla scoperta del vertice della Norton. Abbiamo parlato prima con Pasquali, adesso con l'amico Gibellini, che avete già visto durante il rally Mille Miglia, consigliere, ma al di là del ruolo all'interno della Norton, è un amico, è un appassionato, e insieme all'amico Pasquali avete scoperto il talento di Mabellini e di Virgilio. Vanno forte questi ragazzi. Sì, sì, vanno forte, non c'è bisogno di dirlo, è proprio un dato di fatto. Sono ragazzi straordinari, innanzitutto per le persone che sono e poi anche per il gran talento che hanno. Sono ragazzi che meritano. Abbiamo bisogno di linfa nuova, di giovani che, come abbiamo detto prima, fanno la scelta di andare a confrontarsi in Europa, non disdegnando chiaramente le gare in Italia, però il loro biglietto da visita l'hanno già fatto. Tant'è che la Renault France li ha già opzionati per il 2022. Eh sì, sicuramente il percorso, ma forse in parte magari anche non tanto capito, però è stato azzeccato, nel senso che si sono fatti un bel bagaglio di esperienza, rally veri, terra, asfalto, pista anche. Anche pista, e quindi si sono fatti oltre che le ossa. La stagione del consigliere della Norton Gibellini com'è andata? Diciamo che la mia stagione è da dimenticare. È stata una bella stagione per la Norton, ma mia personale non nelle migliori. Beh, 2022 pronto a recuperare? Nel 2022 adesso vediamo, abbiamo dei progetti abbastanza un pochino più ambiziosi e vedremo, comunque sempre con il motivo... La prima cosa di divertirci in gruppo e niente. E con quale vettura? Vediamo adesso con l'R3, però si pensa di fare anche il salto di categoria, vedremo cosa si può arrivare a fare. Bene, buon 2022. Grazie mille.
Siamo con Ugo Zanini, vicepresidente della Norton, l'avete visto al Mille Miglia, uno dei piloti ancien, tra virgolette, perché al di là dell'età anagrafica è tanta la passione. Tanta la passione, e non è solo vicepresidente statico ma anche dinamico. La tua stagione? La mia stagione purtroppo quest'anno è andata un po', diciamo, sul segno meno. Ho avuto problemi a Mille Miglia col motore, a Bergamo altri sempre problemi con la vettura, siamo stati costretti al ritiro quando non eravamo messi male. E purtroppo è così, le gare sono anche questo, dobbiamo accettarle così. Speriamo nel 2022 con Romano, lui è un vulcano di idee, di cose, perciò abbiamo già messo giù in calendario diverse gare che potrebbero essere anche fuori Italia, potrebbero essere interessanti. In compenso la Norton è andata alla grande, titolo italiano, europeo, grandi vittorie, ragazzi che si sono fatti notare dalle case ufficiali come la Renault, quindi esatto. Un 2022 già che all'orizzonte si prepara. Come Norton Racing siamo più che soddisfatti e contenti di avere con noi Andrea Mabellini, che ha dimostrato proprio di essere è un pilota già maturo, anche purtroppo, anche se è giovane, è un'età giovane, perciò non si pensava che un ragazzo di questa età corresse con la testa più che altro, non solo col piede, il piede ce l'ha, non ci manca, però quando sa quando deve amministrare è stato bravissimo quest'anno. Specialmente l'ultima gara dell'Europeo, che doveva arrivare terzo ed è arrivato, esatto, senza rischiare. Infatti con i messaggi che eravamo sempre online con lui, diceva non riesco ad andare così piano, non riesco, ho paura di sbagliare, non riesco ad andare così piano, col papà Renato in fermento e noi anche perché eravamo lì, tanto Andrea ce la fa, infatti ha dimostrato di essere veramente un grande pilota, secondo me, che in futuro avrà delle grandi soddisfazioni. E noi vi aspettiamo un 2022 foriero di vittorie e di soddisfazione, non solo per la Norton ma per i bresciani. Esatto, anche per i bresciani, e speriamo che anche a livello di ACI Brescia faccia qualcosa per le gare a Brescia, perché mi sembra che il Mille Miglia, io che ne ho fatti 38 consecutivi, tutti gli anni stia andando indietro più che avanti, è un male per la nostra città, per le nostre gare, che era la provincia con le gare più belle d'Italia. Però è rientrato nel CIR e questo è già un segnale positivo. Questo è già un segnale positivo, anche se secondo me si poteva fare di più. Spero che sentendoti qualcuno capisca. Speriamo che qualcuno capisca e si dia da fare. Non solo a tavola, anche... Bene, buone feste. Grazie, buone feste a tutti, auguri a tutti. Nuova I-Pace Hybrid. Jaguar ha una nuova energia. Scoprila in versione Storm Edition da 300 euro al mese. Nanni Nember, dal 1967, punto di riferimento a Brescia e provincia nel mondo delle quattro ruote. Una grande storia, fatta di passione, dedizione, professionalità e competenza per i marchi BMW e Mini. Non una semplice concessionaria, bensì un fornitore di servizi di mobilità a 360 gradi. Norton Trasmissioni, società che dal 1959 è specializzata nello studio, progettazione e costruzione di giunti trasmissione contrassegnati dal marchio Norton.
Norton Trasmissioni SRL, via Veneto 6, a Villa Carcina, Brescia. Bene, amici di Motori, a 300 Santa Galeria, Sky 229, che dire, ci avviciniamo sempre di più al vertice. Con Renato Mambellini, papà di Andrea Mambellini, parliamo di questa stagione. Lui vuole stare dietro le quinte, ma è un personaggio tutto da scoprire. Tra l'altro lui di rally ne sa, ha corso i tempi non sospetti, si è divertito. Adesso sta travasando la sua passione e la voglia di divertirsi e di vincere al figlio Andrea. Una stagione da incorniciare questa, o sbaglio? Guarda, una stagione spettacolare in tutti i sensi. È arrivato, vabbè, la ciliegina, diciamo che è l'ultima gara, la vittoria nel mondiale, è arrivata la vittoria nel nostro, il nostro obiettivo principale che era il campionato Clio con Toc Sport, è arrivata la prima vittoria assoluta al Prealpi Aerobiche, perciò bravo Andrea, brava Virgi. Alle nostre spalle c'è un qualcosa che ti ricorda, una raccolta, grandi amici ma anche grandi sponsor. Grandi sponsor, siamo partiti dagli amici, gli amici ci hanno creduto 4 anni fa, ogni anno ci hanno dato sempre una mano più consistente, il ringraziamento principale a loro, a tutti, alla Norton, alla Mirabella, a tutti questi che ci sono scritti su questo cartellone, perché oltre a essere amici hanno creduto in un progetto che stiamo portando avanti e non è ancora finito. E nel nostro piccolo, vedete, Motori era sulla macchina di Andrea Virginia Lenzi a Monza, dove ha vinto nel mondiale, quindi portiamo anche fortuna, dai. Allora, avete fatto, intanto vi ringrazio per il lavoro che avete fatto tutto l'anno. Avete portato fortuna, a Monza è arrivata una vittoria secondo me fantastica e essere lì vuol dire che portate anche fortuna. Adesso arriva il bello del 2022. 2022, abbiamo 3 gare che è il premio, diciamo, della stagione di quest'anno. Il nostro obiettivo è di fare tutto il campionato europeo e quasi sicuramente arriverà anche una ciliegina sulla torta molto importante. E a questo punto non è più una torta ma diventa un grande pranzo con gli amici come quelli di oggi che sono venuti a festeggiare Andrea Mambellini e Virginia Lenzi. Sì, ringrazio tutti quelli che hanno accolto il mio invito, è una cosa che i ragazzi si meritano perché qui gli vogliono bene tutti, perciò da papà ne sono molto orgoglioso. Anche noi. Grazie. Claudio Filippini, un amico, anni trascorsi nei campi di gara, oggi non potevi mancare a festeggiare e dare il giusto applauso alla coppia Andrea Mambellini e Virginia Lenzi, in rappresentanza della Mirabella, che poi vediamo se qualcuno arriverà, ma l'importante è che tu sia qua anche per fare il resumé di una stagione. A me la stagione credo che si sia conclusa nel migliore dei modi, era partita comunque molto bene, e i presupposti c'erano tutti, il team ma soprattutto il pilota, direi, e il pilota e il navigatore chiaramente, e credo che quello che è stato ottenuto quest'anno nel trofeo sia, nel modo in cui è stato ottenuto, credo che sia un risultato veramente importante.
Credo che anche la squadra se ne sia accorta e probabilmente le chance per Andrea per il futuro possano essere rose a questo punto. Ciliegina finale, un mondiale a Monza, vinci la propria classe, dando quasi 2 minuti al secondo. Sì, è stato veramente la ciliegina sulla torta, hai detto bene. È un risultato anche questo molto importante perché porta questa vettura, cioè la Clio, in un campionato mondiale davanti alle cugine Peugeot e soprattutto con un distacco veramente importante e con una condotta di gara veramente importante, perché io lo dico sempre, la cosa che mi piace di Andrea è che ha piede ma anche tanta testa. Per un ragazzo così giovane non è una cosa facile da trovare. E quello tu l'hai già detto in tempi non sospetti, in autunno in Franciacorta, anni fa, e mi hai detto segui quel ragazzo qua che sicuramente porterà risultati e risultati. Sarà un po' di esperienza e un po' anche la... Un marciapiede. Esattamente, visto che è tanti anni che sono in questo mondo, prima vissuto direttamente, adesso indirettamente. Grazie e chiuderemo la giornata chiaramente con Andrea Mambellini e Virginia Lenzi. A tra poco. Amici di Motori a 360 gradi di Sky 229, siamo arrivati quasi al termine di questa giornata dove siamo con gli amici Andrea Mambellini, Virginia Lenzi. Innumerevoli sono stati i risultati di questa stagione, li avete sentiti, adesso ne parliamo. Dopo ci sarà il momento delle premiazioni che verranno fatte dall'amico direttore di Tutto Rally, però finiamo questa parte. Allora, per cavalleria, Virginia, è un po' che non ti vedo, come stai? E adesso finalmente la stagione è finita, forse, manca ancora qualcosa, però il giusto premio in una stagione che vi ha visto vincitori e poi nel 2022 ne parleremo. Ciao a tutti, la stagione è andata benissimo, siamo qua a festeggiarla tutti insieme, abbiamo vinto il campionato nell'Europeo con la Clio Rally 5, abbiamo vinto la nostra categoria l'ultimo Monza Rally Show mondiale. Adesso è arrivata la neve e come miglior modo siamo qua tutti insieme a fare una mangiata e festeggiare. Mancherebbe solo il Monte Carlo sotto la neve. Io preferisco andare a sciare. Anche perché almeno sciare sci da sola non lo sopporti. Esatto. Dai, alla fine è andato tutto bene, oggi siete qua con i vostri amici, support, sponsor, in previsione a stagione 2022. L'abbiamo sempre detto, avete fatto la scelta coraggiosa, intelligente, vincente, adesso arriva il bello. Sì, adesso diciamo che possiamo dire che questa stagione 2021 è terminata, siamo contenti, abbiamo fatto dei bei risultati, ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, sia noi sia tutte le persone che ci stanno dietro, quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti. È stata un'annata fantastica, sperando che il 2022 sia ancora meglio. E secondo noi lo sarà, però non abbiamo ancora, dobbiamo ancora definire i programmi e poi vedremo il da farsi. Alle nostre spalle c'è una certa North Shore Racing, Virginia ti dice qualcosa? North Shore Racing, il nostro Romano Pasquali e tutti i suoi amici ci hanno supportato per l'intera stagione e lo faranno anche l'anno prossimo. E non possiamo far altro che ringraziarli per tutto e soprattutto per la passione che ci mettono. Prima si parlava di ciliegine, alla fine di una stagione come la vostra le ciliegine sono state tante. Qual è stato il momento che avete capito di poter portare a casa questo titolo continentale? Beh, diciamo che la fiducia è migliorata di gara in gara e eravamo sicuri che potevamo far bene molto meglio sull'asfalto rispetto a quella terra, quindi siamo stati un po' in attesa sulle prime due gare, mancanza di esperienza su quel fondo, però dopo abbiamo piazzato 3 vittorie di fila, quindi da lì avevamo preso un buon feeling e sapevamo che nell'ultima gara c'era solo da gestire, l'abbiamo fatto, abbiamo vinto, era quello che importava. E chiudere il campionato in prima posizione per portare a casa il premio che erano 3 gare nel 2022 da ufficiale Renault nel campionato europeo, quindi siamo contenti, non potevamo fare meglio, diciamo così. Conoscendoti Virginia, tu stai già pensando a queste 3 gare dell'Europeo?
Sì, diciamo che ho già prenotato anche alcuni alberghi e non vediamo l'ora di partire, forse domani saremo ancora più felici. Adesso abbiamo qualche mese per goderci ancora la nostra fantastica annata e poi si riparte a lavorare. Bene amici di Bottori, attenzione a Santa Gradia Sky 229, siamo arrivati quasi al termine, tra poco ci saranno le premiazioni. Vedete il palco dove i trofei conquistati da questa giovane coppia bresciana, che torniamo a ripetere, hanno fatto una scelta molto intelligente, confrontarsi e affrontarsi in campo europeo. La ciliegina finale di oggi sarà che Stefano Cossetti, direttore di Tutorelli, consegnerà sia a Virginia che ad Andrea il premio di motori, un premio che molto democraticamente abbiamo deciso di assegnare. Non ci sarà la festa, ma la festa è qui, quindi che dire, appuntamento per il 2022. A tra poco. È il momento di spingerci oltre le strade della concorrenza, nella più profonda giungla del business, dove osa solo chi fa scelte vincenti. Affronta le nuove sfide del tuo lavoro con le capacità e lo stile di Discovery Sport e Range Rover Evoque. Oggi tu e con tutti i vantaggi dell'immatricolazione autocarro, come il risparmio su IVA, bollo e costi di trasformazione. Brescia Motori. A Brescia, in via Orzi Nuovi 38/40, 030 350 48 11. Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte. Prossima tappa, Suzuki Solutions. E nella volata finale scegli tu la strada. Tecnologia hybrid a 99 euro il mese, TAN 4,96, TAEG massimo 7,27 e manutenzione inclusa. E dopo 3 anni puoi decidere se tenerla, restituirla o sostituirla con una nuova Suzuki. Suzuki Solutions, soluzione vincente. Suzuki. Nuova Twingo E-Tech Electric, 100% elettrica, tua da 89 euro al mese. Riscopri la città. Abbiamo il piacere di avere Stefano Cossetti, direttore di Tutorelli. Prego un applauso, grazie, spontaneo. Nostro amico presidente Romano Pasquali della Norton, applauso. Chiamerei anche Renato Mabellini vicino a noi. E poi chiamerei l'amico Filippini, purtroppo, che da 40 anni mi supporta e lo supporto nel mondo dei rally, Claudio. Faccio solo un cappello introduttivo, poi lascio il microfono. Quest'anno, purtroppo, l'epidemia, sapete quello che è. Per il secondo anno consecutivo, il nostro trofeo di motori dovrebbe essere assegnato a una festa. Chi meglio di coniugare questo equipaggio giovane, veloce, simpatico,
alla vostra festa e coniugare anche il trofeo di motori. Una giuria molto ristretta di giornalisti, o virgola giornalai, anche qualche volta ci mandate a quel tal paese, virgola, noi siamo sempre presenti, cerchiamo di fare onestamente quantomeno il nostro lavoro. Se poi sbagliamo è colpa di Cossetti, che è lui il direttore. Adesso lascio il microfono a loro, io vado a sedermi e riesco a mangiare finalmente i casoncelli. 2 secondi di premiazione per chi ci ha supportato e supportato per la stagione 2021. Però ad Andrea Mabellini e Virginia Lenzi dico una cosa, il bello deve ancora venire. Grazie. Allora adesso mi sdoppio di personalità, ho la regia che mi indica, di Tantini, che mi indica che devo premiare a nome di Motori a 360 gradi. Allora un riconoscimento va a Romano Pasquali, giusto? Allora un applauso, vediamo. Self-service, ce l'angiamo. Sì, a mo' di Covid, self-service, come dicono adesso, bisogna prendersi il premio da soli. Grazie a motori. Stretta di mano. Grazie. Guarda telecamera. E è importante perché la materia prima è quella di un pilota, ma se non ha la materia prima altrettanto importante come quella meccanica, non si va da nessuna parte. Alessandro Pedrocchi, DP Autosport, grazie. Allora, li abbiamo lasciati per ultimi, ma ovviamente per ordine di importanza andrebbero chiamati per primi. Virginia Lenzi. E chiaramente la facciamo raggiungere al volo anche da Andrea Mabellini. Li ho chiamati uno alla volta per sdoppiare l'applauso, ovviamente. Allora Virginia, ecco qua, tieni duro che è pesante, complimenti, telecamera. Bene. Adesso magari ci fanno un'inquadratura di gruppo e siamo tutti felici e contenti e pronti a mangiarci lo spiedo bresciano. Un attimo solo che c'è foto per il giornale. Allora, mi suggeriscono, nonostante lo spiedo in tavola, mi suggeriscono di fare 2 domandine ai protagonisti. Virginia, ormai l'emozione è passata perché siete troppo abituati alle copertine dei giornali. Ma è sempre bellissimo e emozionante soprattutto essere qui oggi davanti a tutti voi. E vi ringrazio per l'aiuto, per il supporto che ci avete dato durante la stagione e speriamo anche per le prossime a venire. Come ti stai preparando mentalmente ad affrontare lo scenario europeo con una macchina più importante? Ma sicuramente ci metteremo tutto l'impegno che ci abbiamo sempre messo, tutta la passione, e non vediamo l'ora di iniziare. Andrea, ti racconto un episodio così capisci un po'. Mi piace andare a vedere le prove speciali, mi sono svegliato alle 4 del mattino, sono andato a Gerosa e soprattutto mi piace confondermi in mezzo alla gente, magari non mi riconoscono, per cui a un certo punto, mentre aspettavamo che arrivassi, ho detto alla gente che c'era lì vicino, vedete che adesso arriva uno che va, e mi hanno detto, come fa lei a saperlo? Io, scusate, io vi dico che secondo me adesso arriva uno che va. È arrivato Andrea e si è distinto da tutti gli altri in quel momento, quelli prima, quelli dopo, senza nulla togliere la loro passione, che stavano un po' facendo gli autisti. È arrivato Andrea e la macchina l'ha usata veramente al 360 gradi, come dice Attilio Tantini. Ecco, mi hanno detto, lei se ne intende? Sì, un po', gli ho risposto. Ah, grazie delle belle parole, sono veramente felice di essere qua oggi e di potervi ringraziare tutti in questo modo.
È stata una stagione fantastica per noi, volevo ringraziarvi ancora tutti, dal primo all'ultimo, dagli amici, gli sponsor, anche la Norton Racing Romano specialmente. E siamo contenti, abbiamo fatto una grande stagione, sappiamo che il 2022 sarà molto impegnativo, noi ce la metteremo tutta come sempre e con il vostro supporto speriamo di riuscire ad arrivare lontano. Senti, una domanda tecnica, visto che la stai già guidando, com'è il divario tra la macchina con cui hai vinto il trofeo di Talk Sport e la Rally 4? Sì, diciamo che la macchina che useremo l'anno prossimo, la Rally 4, è molto più tecnica da utilizzare, abbiamo molte più regolazioni. Diciamo che la Rally 5 è molto entry level, è una macchina che è, come potremmo dire, plug and play, chiunque può salire, guidare e andare senza farsi tanti problemi. Nella Rally 4 si cominciano ad avere regolazioni da andare a fare e abbiamo anche molti più cavalli, circa 40 di più. Sono macchine veloci che si stanno distinguendo adesso nei rally moderni, quindi sappiamo che la scelta è giusta per il futuro e per puntare in alto. Grazie, lo spiedo si è raffreddato, ma è colpa di quel signore là, però sono convinto che mangiamo lo spiedo un po' più freddo perché siamo stati contenti di ascoltare i ragazzi. Buona continuazione. Nuova I-Pace Hybrid. Jaguar ha una nuova energia. Scoprila in versione Storm Edition da 300 euro al mese. Grandi prestazioni. Quando inizia il tuo futuro? Quando inizi a immaginare e a progettare la vita che desideri? Immagina strade nuove da percorrere in tranquillità con chi vuoi e come vuoi. Immagina uno stile di vita migliore, giorno dopo giorno. Immagina la sicurezza e la serenità della tua casa e della tua famiglia. Puoi arrivare dove vuoi, con un grande partner italiano, sempre al tuo fianco. Generali, il futuro inizia prima.
Amici di motori a Trajano Santa Granelli, Sky 229, siamo dentro una bellissima manifestazione di arredamenti, il top di gamma, e non poteva che mancare la nuova top di gamma di casa Land Rover, o sbaglio? Esatto, questo weekend siamo qua per mostrarvi la nuovissima Range Rover, che sarà l'anteprima nazionale. Ed è la quinta edizione, se non sbaglio. Esatto, questa è proprio la quinta edizione della nuovissima Range Rover. Pur restando ancorato ai valori del marchio, Land Rover ha deciso di intervenire in profondità della sua ammiraglia. Sette elementi che distinguono la quinta generazione. R come Range Rover, O come regina dei SUV di lusso e perché no come rivoluzione. Perché il modello 2022, pur restando ben ancorato a tutti quei valori che l'hanno presa un'imitabile icona, Land Rover ha deciso di intervenire in profondità sulla sua ammiraglia per perpetuarne successo e desiderio. Il risultato è un colosso di ben più di 5 metri che va praticamente ovunque, coccolando i suoi passeggeri come una limousine fatta e finita, con un'immagine quanto mai moderna e minimalista. Ma dove cambia di preciso il nuovo Range Rover? Ecco i sette elementi che distinguono la quinta generazione dell'ammiraglia dalle 4x4 inglesi. Gli interni per la prima volta potranno avere sette posti, con due dall'ultima fila studiati per garantire lo stesso livello di comodità degli altri cinque. Ecco perché sarà ad appannaggio della versione a passo lungo da 5,25 metri, lo standard supera di poco i 5. Le luci, la nuova Range Rover è in grado di creare una sorta di tappeto luminoso intorno alle auto per aiutare chi guida nelle situazioni più complicate. Ovviamente l'impianto è full LED, auto anabagliante con portata di 500 metri e la capacità, grazie all'interazione col GPS, di dirigere correttamente il fascio luminoso nella direzione corretta ancora prima di affrontare una curva. Le quattro ruote sterzanti, per la prima volta su un'auto della casa inglese, le quattro ruote oltre ad essere motrici sono anche sterzanti. In questo modo l'ammiraglia del SUV riuscirà a essere piuttosto maneggevole anche nello stretto e non solo su asfalto. Motori, quattro cilindri. Sì, è vero che sulla serie precedente servivano solo per la versione ibrida, ma ora la Range Rover marca la sua mobilità anche in questo modo. Benzina o diesel che sia, ora sotto il cofano ci sono solo 6 o 8 cilindri con potenze da 249 a 530 cavalli. Le ibride sono da 440 a 510. La filosofia Range Rover. Jerry McGovern, chef creativo officer di Jaguar Land Rover, ha dichiarato: la nuova Range Rover è un'auto con un carattere impareggiabile, espresso dall'impeccabile sobrietà delle sue linee esterne e dal comfort dell'abitacolo interno. Nata da un'ispirazione creativa che sposa l'ambizione e l'eccellenza, non segue la moda o le tendenze, ma grazie a una filosofia di design modernista e a oltre 50 anni di evoluzione è semplicemente la Range Rover più desiderabile mai creata. Il nuovo stile della Range Rover influenzerà i futuri modelli della gamma Range Rover, Sport e Velar.